sepolti dalla neve senza sapere se e quando qualcuno li avrebbe soccorsi. È successo a 1.400 passeggeri di un treno in transito nella regione autonoma della Mongolia, nel nord della Cina. Il convoglio numero 1.814, in viaggio da Harbin a Baotao, è stato costretto a fermarsi all'altezza della provincia di Chengdu. Proprio in quel punto del tragitto imperversava una violenta tempesta di neve che ha impedito al conducente del locomotore di proseguire il tragitto. In pochi minuti il treno è stato completamente coperto da una pesante coltre bianca, alta oltre 3 metri, un manto che ha intrappolato per ben 25 ore nei vagoni tutte le persone presenti sul mezzo. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, la gente era spaventata, infreddolita ed esasperata. Qualcuno mostrava piccoli segni di congelamento. Da queste parti dell'Asia è periodo di forti nevicate, tanto che in alcune zone la neve ha raggiunto livelli record. Da Pechino a Seul i fiocchi non sembrano voler dare tregua. Forti sono i disagi alla circolazione stradale e ferroviaria e molti i ritardi nel traffico aereo dovuti alla cancellazione di diversi voli. Sabrina Rappoli, Sky TG24.